Ciao, un saluto a tutti, buona domenica. Allora, vediamo la situazione sul titolo Unicredit, che è il titolo che ha ricevuto più voti sul canale Telegram. Prima di tutto vi segnalo, vi ricordo che sabato 15 giugno a Roma avremo un evento, in questo caso siamo riusciti a farlo grazie al broker XM, un evento a costo zero, per cui chi volesse riservare il proprio posto e avere le info anche sul programma della giornata, può scrivere a scapo@gmail.com e riceverà tutte le info come fare per partecipare e il programma della giornata. Per cui ecco, abbiamo cercato di fare uno sforzo, nel senso che in questo caso il broker ci supporta e quindi consente anche a chi non vuole o non può in alcuni casi pagare un seminario di una giornata che spesso può essere costoso. In questo caso ecco, sicuramente è un'apertura a favore di tutti e quindi diciamo che siamo stati fortunati e forse anche bravi a essere stati scelti ed aver avuto l'ok dal broker, per cui cerchiamo di approfittarne, vi aspettiamo, saremo il dottor Muschella e io per una giornata molto molto concreta. Sabato a Roma, scrivete a scattacoltrend@gmail.com. Vediamo subito Unicredit, il trend di fondo rialzista. Cosa sono questi numeri e cosa sono queste linee? Semplicemente una divisione ciclica, perché dall'inizio dell'anno, da fine anno, 2 gennaio, da qui abbiamo la partenza di una fase ciclica rialzista, ma abbiamo voluto suddividerla in fasi cicliche, che sono sicuramente in questo caso molto precise, per quanto nel senso che abbiamo la prima fase ciclica con il primo ciclo mensile, 25 giorni, abbiamo poi la seconda fase ciclica, il secondo mensile, abbiamo una durata in questo caso 24 giorni, e poi abbiamo il terzo mensile che eccoci qua, e ha una durata ancora di 24 giorni, quindi estremamente preciso, 25, 24 e 24. E poi abbiamo il ciclo in corso, che al momento ha consegnato 14 candele. E quindi cosa possiamo dedurne? Possiamo dedurne che, visto che statisticamente ogni ciclo tende a chiudere al ribasso, e lo vediamo in maniera molto semplice, insomma, anche un ciclo spiccatamente rialzista come questo, diciamo, le ultime candele statisticamente sono candele di debolezza. In questo caso noi abbiamo 14 candele già fatte, quindi dovrebbero mancare all'incirca 10, che vuol dire 2 settimane solari circa. Cosa possiamo aspettarci? Che innanzitutto abbiamo oltrepassato la metà del ciclo, quindi un sottociclo in questo caso. Vedete, qui abbiamo un sottociclo, che è questo, e poi lo potremmo tranquillamente portare qui un altro sottociclo, un primo sottociclo fino alla metà, un altro sottociclo, un nuovo sottociclo fino alla metà, sottociclo, e così abbiamo questo sottociclo che si è chiuso ed è partito il secondo. Di queste ipotetiche 14 candele che sono state fatte, qua 5 sono del nuovo sottociclo, per cui abbiamo già una spinta rialzista che è partita, ed essendo contestualmente più vicini alla parte finale del ciclo attuale, se noi dovessimo ipotizzare una larghezza fatto di tempo di questo ciclo, potremmo utilizzare una chiusura all'incirca per metà maggio. Cosa significa questo? Che ci rimane il tempo, come è successo prima, probabilmente non per forza per una discesa, ma per una situazione nella quale è difficile aspettarsi nuovi massimi per questa fase ciclica. Ce lo confermano anche due fattori. Il primo è stato che le ultime due candele formano un pattern tecnicamente chiamato dark cloud, nuvola nera, ossia siamo in area 12,50 e si forma la dark cloud. Il dark cloud è un pattern ribassista nel quale
il corpo della seconda candela apre sopra la chiusura della prima candela, quindi si apre più alto, e chiude al di sotto della metà del body della prima candela, quindi è perfettamente rispettato. La fase ciclica è la più avanzata di tutto il ciclo, quindi abbiamo visto essenzialmente nella parte finale ci può essere debolezza, e non da ultimo le velocità del nostro indicatore sono tutte quelle di breve, quindi tresi, cioè settimanale, poi mensile, questa blu, e le altre due bimestrale e trimestrale, sono tutte al di sotto di questa linea, appena della linea dello zero, il che ci indica che tutti questi cicli settimanali, mensili e così via dovrebbero aver fatto il loro massimo, che tendenzialmente appunto dovrebbe essere questo. Quindi, in parole povere, conteggiando il fatto che siamo oltre metà del ciclo attuale, che abbiamo un pattern ribassista, che abbiamo le velocità cicliche al momento, quelle di breve e ribasso, diciamo, non ho spunti per forza ribassisti, ma non cercherei adesso il long, mi aspetterei magari una fase di storno, non di crollo, ma sicuramente di possibile debolezza. Interessante che potrebbe anche essere raggiunto. Potrebbe essere area 11,50, ossia in questo caso, se noi dovessimo arrivare a questo livello per metà maggio, avremo sicuramente una coincidenza, una sincronia di tempo e prezzo, perché avremo tecnica che ci dà un livello supportivo e analisi ciclica che ci dà una possibile fase temporale di nuova partenza, come avviene sempre con forza quando un ciclo nasce quando un ciclo riparte. Quindi ecco, vedremo, c'è sempre stata questa fase, per cui non è detto che il prezzo sicuramente arriverà a 11,50. Magari questa mia analisi è sbagliata, il prezzo parte sparato. Perché dico questo? Perché l'analisi ciclica è anch'essa statistica, ci aiuta a selezionare quelle che possono essere opportunità migliori. In questo caso io devo dire, mi attendo debolezza, e quindi non per forza discesa a piombo, ma se devo scegliere di fare trading credit, io adesso innanzitutto non vado long, ma soprattutto provo ad attendere la chiusura della fase ciclica, perché in quest'area 11 io potrei avere la ripartenza del nuovo ciclo mensile in concomitanza di un supporto statico, per cui proviamo ad attendere questa fase. Vedremo anche questo, vedremo anche il nostro indicatore ciclico che vi sarà dato e potrete usarlo su qualsiasi mercato. Basterà essere presenti il sabato 15 giugno a Roma. Un saluto a tutti e grazie.